Ciao, mi chiamo Otman. Ciao a tutti, mi chiamo Nadia Cerwacchi. Sono Daria Ershah. Mi chiamo Zaid Elmedi, vengo dal Marocco. Mi chiamo Daniela. Mi chiamo Miriam, ho 23 anni. Mi chiamo Eglantina Drasa, sono di Albania. Mi chiamo Esmeralda e questa sera vi voglio dire e raccontare l'esperienza che abbiamo vissuto lungo questo grande percorso della Galleria d'Italia. Ho aderito a questo progetto che si chiama appunto Incontri Interculturali e sono molto contenta di averlo fatto perché mi ha dato la possibilità di avvicinarmi all'arte. Nel primo incontro abbiamo avuto una visita guidata. Lei ha presentato tante opere che io avevo visto, ma non sapevo, diciamo, il racconto, cosa raccontavano queste opere. Scoprire appunto l'arte italiana in sé è stato molto interessante. Ci hanno aiutato comunque a capire quale quadro potevamo andare a raccontare e renderlo un po' nostro. Abbiamo scelto una tela che ci ha colpito, semplicemente che ci piaceva più delle altre. Tramite il quadro ognuno ha tirato fuori un pezzo di sé. Dopo che abbiamo scelto l'opera abbiamo fatto delle ricerche più approfondite. La prima volta, quando ho sentito, ha detto va bene, se uno vuole parlare del quadro almeno deve essere laureato. Ci hanno dato già le informazioni per prepararci. Come si presentano i quadri, chi il pittore, come ha fatto il quadro. Tutti insieme a studiare un qualcosa che nel nostro percorso di vita non abbiamo studiato. E poi un po' di volte abbiamo fatto la prova qua al museo. Abbiamo esposto in queste 5 giornate alle persone che sono venute a guardarci, a vederci, che erano interessate al nostro percorso. Ho visto che ce la mettevano tutta e quindi anche noi ci siamo impegnati a dare quello che potevamo, a portare il nostro contributo a questo progetto. Io ho pensato due opere che a me piacevano tanto. Io ho scelto l'opera di Michelangelo Pistoletto, intitolata La ragazza che cammina. Io ho scelto Marino Marini. Ho scelto Boccioni. Io ad esempio ho scelto l'opera di Enrico Bai, Bus de Femme au Chapeau. Ho scelto un quadro di Attilio Posterla. Il quadro di Giovanni Migliara, che si chiama Il ritorno dei padri Cappuccini nel convento dopo la cerca con la provvisione invernale. È stato molto simpatico, molto divertente. Il genere artistico era il capriccio. Un quadro diverso, particolare, che io non avevo mai visto. Un quadro che ti unisce all'opera in qualche modo. In quest'opera ha un po' umiliato, diciamo, una donna borghese, sia dal punto di vista dell'abbigliamento, sia delle sue espressività femminili. Sono due opere simboliste e parlano di un sogno. Avevo tutto difficoltà con quello quadro perché erano tre donne che mi guardavano fisso e veramente mi sembrava che sanno qualcosa di me. E lui è innamorato così forte della donna, di questa dea Pomona che la rappresenta in tutto e per tutta, che per lui diventa centro dell'universo in un mondo raccolto in se stesso, in un periodo di guerra. Dove vengo io, cioè dalla Colombia praticamente, la guerra c'è sempre. E quindi mi ha fatto ricordare
a uno dei tanti episodi che ho vissuto durante la mia infanzia. Il quadro di Andrea Tavernier proprio mi ha dato, mi ha aperto la strada, perché ho visto il vissuto dove io sono cresciuta. Il lavoro che svolgo, che è quello della mediatrice culturale con famiglie provenienti da guerra, infatti uno dei quadri parla appunto della guerra e della sofferenza. Appena che ho visto Vivi la libertà, mi è piaciuto proprio una cosa stupenda proprio. E da lì sono andato dentro internet per cercare la sua storia di Eric Cavalieri. Da lì ho capito che Eric Cavalieri e sua madre era profughi come me, capito? Da lì proprio ho preso proprio. Io quando ero piccolo sono povero, cresciuto da una famiglia povera, e quando ho visto questo bambino mi ha emozionato e ho scelto questo quadro. Mi sono vista proprio me in quel quadro lì, ho cominciato a piangere. Il bianco è un campo aperto, è un modo di sognare, un modo di poter mettere in gioco tutte le emozioni, tutti i sogni, e un modo di sperare che su questa tela bianca si aggiungerà magari un colore un domani. Vengo dal continente più ricco della terra, ma anche più povero. Sono nato in Sudan. Le scene che vediamo rappresentate sono spesso caratterizzate dall'ironia. Bisogna anche pensare che a quei tempi l'illuminismo, le idee illuministiche erano ormai giunte anche in Italia. Quindi l'ironia era il miglior modo per criticare il clero, l'aristocrazia, i simboli del potere in generale. Nel 1914 Boccioni attraversa un periodo di profonda crisi provocato dal suo coinvolgimento nella vita attiva politica. Anche lui, come tanti altri artisti futuristi, voleva che l'Italia partecipasse per prima guerra mondiale. La sua tela viene modificata con punti di tensione che creano tridimensionalità. Il modo in cui la luce cade sulle cime alte, che su quelle negative come le chiama l'artista, crea delle ombre suggestive. In questa scultura vediamo un albero, una gabbia che contiene un albero quasi secco, ma che ha un frutto di meno grano. Per terra ci sono giochi dei bambini. La gabbia non può uccidere la vita. È stato interessante anche poter stare in piedi di fronte a tanta gente. Il rapporto col pubblico è stato all'inizio un po' difficile perché prendeva sopravvento l'emozione. Non riuscivo a parlare al pubblico, mi emozionavo tanto. Quando ci sono 50 persone, mi mancava la lingua, non sono laureato di la guida. Faceva un po' fatica, poi è venuto in modo più spontaneo. A volte ti mette un po' in imbarazzo perché il pubblico a volte non reagisce con te, ma in generale è stato positivo perché anche nei momenti un po' difficili ti danno la spinta, ti aiutano con un sorriso, con un applauso. Erano interessati a capire un po' di più della nostra vita, della nostra cultura. Sono riuscita a rompere quello blocco che sempre ho avuto. Ho cominciato a parlare, a raccontare, e poi mi sono trovata molto bene. Devo dire che ho trovato un pubblico vivace, molto attento, alcuni anche molto, diciamo, rigidi. È stata un'esperienza molto, molto arricchente, nel senso che poche volte capita durante una mostra di avere la possibilità di sentire le emozioni e quello che un'opera ha lasciato alla guida che ti sta aiutando a comprenderla. L'arte deve suscitare emozioni e quindi è utilizzata come collegamento poi tra il visitatore e la guida, che riesce a trasmettere non solo una bellezza artistica ma poi anche un discorso personale, quindi c'è un avvicinamento duplice, direi. Il vissuto di questi ragazzi mi ha lasciato comunque delle emozioni rispetto anche alle opere stesse, che non avrei mai trovato venendo a vederla da sola, no? Il collegamento poi con un vissuto di cui possiamo solo immaginare, leggere, ma che poi magari un'opera d'arte riesce
a rendere un pochino più esplicito. Mi ha colpito molto la storia del quadro di Pistoletto e di come a volte serva uno stimolo esterno per fermarsi e vedere la propria immagine. Sono emozionata con lei mentre parlava, no? Perché si vedeva che era coinvolta, no? Ripartire da zero, dalla tavola bianca, e su questa avere la forza, la volontà e la dignità di voler costruire un nuovo percorso è un racconto bellissimo. Sono queste esperienze che secondo me riescono a portare il discorso a un livello differente, appunto, quindi non solo quello di integrazione sociale, perché dobbiamo farlo e ci sentiamo in dovere di farlo, ma integrazione culturale nel senso di costruire insieme qualcosa e vivere insieme nelle nostre diversità, arricchendoci l'un l'altro. Quando vado a casa ogni sera dopo queste presentazioni sorrido, anche se sono in tram, sorrido perché le emozioni, la carica di adrenalina sono imparagonabili, quindi per me è un'esperienza impagabile. Sono molto contenta di aver avuto questa esperienza e che ho avuto questa opportunità, perché sono riuscita abbattere un po' l'ansia che ho dentro di me. Mi ha arricchito sicuramente culturalmente. Già ero dentro un ambiente, diciamo, un po' artistico, però con questo lavoro mi sono avvicinata di più. Prima sì, guardavo qualche quadro sia in televisione, nei libri, e pensavo fosse solo per persone che hanno le competenze. Io non ho potuto avere questa opportunità di sapere tutte queste cose. Io in vita mia non sono stata in un museo. Non conto vedere, fare una visita a un museo, e per presentare è stato anche un onore. Ho scoperto due lati anche della mia famiglia grazie a questo progetto, che mio figlio mi ha seguito tutti i giovedì in questo museo, e malgrado tutto non si è mai annoiato. Una grande esperienza di emozioni. Le persone che ho incontrato, le parole che mi sono state dette dal pubblico che è venuto a sentirci. Al fine mi sento che tutti fanno un applauso, mi sento sono entrato sulla società. Fa parte dell'integrazione queste cose. Mi avvicina tanto di un mondo che mi manca tanto. La mia vita che ho lasciato dietro in Romania. Quello che mi porta a casa proprio in questo è cosa? Sono umano, la libertà di umano. E dentro da noi ci sono tante cose nascoste, ci sono tante cose che possiamo farli senza sapere. Mi sono trovata abbastanza bene, adesso so che posso, fra virgolette, mangiare il mondo. Buonasera, buongiorno. Buonasera, buongiorno. Grazie, come. Poi cosa? Anche lei ha dimenticato il nome, aiuto. Ma le interviste di solito le fanno così?